Il sistema manifatturiero abruzzese è in difficoltà, ma le contrazioni sono meno ampie della media nazionale. È quanto emerge dal rapporto sull'andamento del manifatturiero abruzzese realizzato dal CRESA, il centro studi dell'Agenzia per lo sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia e da Confindustria, con il sostegno di BIPER. Dall'analisi dei dati emerge che il sistema manifatturiero regionale nel 2020 è in difficoltà. Uno studio che si riferisce a imprese manifatturiere con almeno 10 addetti aventi sede in regione. Contrazioni diffuse, ma meno ampie della media nazionale, probabilmente per il fatto che il target dell'indagine non comprendeva le microimprese, quelle che nell'anno pandemico, per debolezza strutturale, organizzativa e finanziaria, hanno maggiormente sofferto. Il 2020 fa registrare decrementi su base annua diffusi, ma non di rilevante entità, se si eccettua la maggiore contrazione del fatturato complessivo, comunque inferiore al decremento Italia e il calo più contenuto degli ordini esteri. Sotto il profilo dei settori si osservano i buoni andamenti generali degli alimentari, dell'elettronica e dei mezzi di trasporto, ottime le performance della chimica farmaceutica relativa agli scambi con l'estero e della metalmeccanica sul fronte dell'occupazione, non positivi i risultati dell'abbigliamento, del legno e mobili e delle lavorazioni di minerali non metalliferi. Sotto il profilo della dimensione di impresa si rileva che sono le grandi imprese ad aver reagito decisamente meglio rispetto a quelle più piccole. Il clima di opinione nel complesso positivo, con aspettative a 6 mesi di incrementi di tutti gli indicatori ad eccezione degli ordini esteri. E a proposito del laboratorio, io vorrei spendere due parole a favore di questo laboratorio, che è uno dei più grandi della città, della provincia dell'Aquila, e che purtroppo al momento ancora non viene conosciuto da parecchie aziende che si rivolgono per le analisi appunto ad altri laboratori. Ed è mia premura o un mio fine arrivare a farlo diventare un gioiello della città. Abbiamo ovviamente il settore della formazione, e con un reparto che lavora alla grande, e che facciamo i corsi accreditati dalla regione, facciamo i corsi a pagamento e adesso stiamo facendo quello per mediatori, per agenti immobiliari, abbiamo in programma di fare un corso sul turismo di un certo livello, e poi abbiamo il CRESA che è un'azienda, il centro ricerca studi che è transitato, la dottoressa Bocchi ha traghettato l'azienda speciale, o diciamo il precedente consiglio, hanno portato nell'azienda speciale, che continua con i suoi studi di ricerca per quanto riguarda le aziende, per le necessità aziendali, e quindi è un fiore all'occhiello anche quello là come CRESA.